via Gasperotti per atterramento di Cioffi, che si incarica in prima persona della trasformazione. Il resto della gara è Nicastro Show, nel finale si beve in contropiede mezza difesa e conclude di sinistro, lo 0-4 arriva con un altro rigore, il bomber del Pontedera si porta via il pallone, tripletta per lui e il discreto bottino di 12 gol stagionali. In zona salvezza fa un bel salto avanti la Vispesaro, che vince il derby in casa della Fermana grazie a un pasticcio difensivo. Nardi sbaglia l'uscita, la palla rimbalza su Scorza e finisce in rete. Pareggio 0-0 dell'Alessandria Siena, mentre complica la vita a tutti la rimonta del Limolese, la terza vittoria di fila. A Montevarchi il vantaggio iniziale nasce da una palla rubata in uscita, ripartenza immediata che Siveri non si lascia sfuggire. L'orgoglio dell'Aquila Montevarchi, ultima in classifica, è tutto nel centravanti Italen, che prima si esibisce in una splendida rovesciata, neutralizzata dal portiere Molla, nomen omen. Ma sul successivo cross il camerunense può subito rifarsi con uno stacco perentorio. Nel finale il gol che può dare una svolta alla stagione imolese, il diagonale di sinistro che lascia partire Bensaia. Infine, altra vittoria esterna per 2-1, quella della Recanatese su Rimini. Tutto nella ripresa, il vantaggio marchigiano con Carpani. Il raddoppio in contropiede con una caparbia azione personale dello stesso Carpani. Non basta a Rimini il tiro cross a tempo scaduto di Tonelli. Andrea, come abbiamo visto dal servizio, Reggiana ed Entella svolgono il compitino, tre punti a testa che consentono alle squadre comunque di mantenere salda la propria posizione di classifica. Sì, sono state due partite diverse, la Reggiana ha trovato una Torres scorbutica e il primo tempo dove ha rischiato anche di andare sotto, con grande equilibrio invece hanno portato poi il secondo tempo dalla loro parte, un grandissimo gol di Cabasci, sempre più giocatore simbolo di questa squadra. Mentre l'Entella ha fatto una vittoria prepotente, travolgente, 4-1, niente da dire, hanno segnato i suoi tre attaccanti, Fagioli, Mercai e Zamparo, quindi sicuramente continua la rincorsa. Intanto il nostro regista Stefano Brunozzi ci sta proponendo proprio le immagini, prima abbiamo visto il gol partita di Cabasci in Reggiana Torres, adesso stiamo seguendo il successo a chiavere dell'Entella contro il San Donato Tavernelle, 4-1. E quattro sono anche i punti che distanziano queste due squadre. È una, comunque un ritardo colmabile da parte dell'Entella, secondo te, anche se questa sera c'è un grande match tra Ancona e Cesena? Sì, sì, infatti non bisogna tagliare fuori il Cesena a priori, però sicuramente mancano 5 partite, ancora il campionato è ancora aperto, può succedere davvero di tutto. Detto questo, ci aspettiamo un finale veramente interessante, perché la Reggiana ha avuto un momento di difficoltà, però è tornato alla vittoria, mentre l'Entella aveva perso 4-0 col Cesena, quindi sicuramente si è ripreso alla grande. Io ringrazio Andrea Mantovani, che tra pochissimo raggiungerà il nostro Giuseppe Galati per raccontarci 90 minuti di Ancona Cesena in questo posticipo valevole per la 33esima giornata del Girone B di Serie C. Noi adesso ci fermiamo, linea alla pubblicità a Roma, ritorneremo tra pochissimo, tutto d'un fiato. Ricetta per il brodo tradizionale. Tagliate delle verdure fresche, mettetele in una casseruola e cuocete per 3 ore. Oppure lasciate che Star lo faccia per voi. Cotto per 3 ore. Il mio brodo Star. Tutto il buono del fatto in casa. Ma però... Benvenuti, prendete posto. Tutta la Formula 1 in diretta esclusiva. Godiamoci la corsa. Sky TV più Sky Sport a 24,90€ al mese per 18 mesi. Chiamaci all'141, vieni su sky.it o nei negozi Sky. Per te che ti senti libera, per te che vuoi salvare il mondo e per te che lo vuoi divorare, per te che in un mondo in bianco e nero scegli sempre i colori, per te che sei un'opera d'arte, per te che sei così fiera. È per voi, intrepidi esploratori, che abbiamo creato Estate Zero Senza Zuccheri, il sapore unico della libertà. Nuovo Lenore Lisir.
profumi ispirati agli ingredienti iconici delle nostre terre. Scorza d'arancia per un sogno di Sicilia. Bergamotto per celebrare la bellezza della Calabria. Lasciati trasportare in un sogno. Lenore Lisier. Vietato perdere, Ancona e Cesena si affrontano nel posticipo della 33esima giornata con l'obiettivo di rimanere incollate alle posizioni di vertice. Buonasera dallo stadio del Conero, un cordiale saluto da Giuseppe Galati e Andrea Mantovani. Tutte e due le squadre, Ancona e Cesena, questa sera non dovranno assolutamente perdere per poter continuare a sperare il Cesena di raggiungere la Reggiana al vertice o a guantare l'Entella e scavalcarla al secondo posto, l'Ancona perché è in lotta con la Carrarese per la quarta posizione nel girone B. Sì, buonasera a tutti, beh, una partita assolutamente da non sbagliare. Come detto te Giuseppe, l'Ancona deve cercare di ottenere il miglior piazzamento possibile. C'è una Carrarese che arriva da un ottimo momento, 8 partite senza perdere, 5 vittorie e 3 pareggi, quindi sicuramente sta mettendo il turbo per il finale. L'Ancona deve tenere il passo, quindi stasera è l'occasione giusta. In questa stagione ha già vinto qua in casa contro la Reggiana capolista e ha vinto all'andata proprio al Manuzzi contro il Cesena, quindi sicuramente ci sono tutti gli ingredienti per vedere una grande partita. E allora Andrea, andiamo a sentire come hanno preparato questo big match i due tecnici, cominciando sempre per motivi di ospitalità dal tecnico ospite Domenico Toscano del Cesena e poi a seguire Gianluca Colavitto dell'Ancona. Andiamoli a sentire insieme al microfono di Massimo Proietto. Mimmo Toscano, allenatore del Cesena. Dopo la gara con l'Entella, considerata la partita perfetta, non vuole vedere passi indietro da parte della sua squadra. È così? Ma sì, perché sei stato bravo a rifar girare la ruota dalla tua parte dopo due partite dove gli episodi non sei riuscito a portare dalla tua parte. Hai fatto girare la ruota di nuovo per il verso giusto e devi continuare su questa strada con quell'atteggiamento, facendo da qui alla fine delle partite perfette, perché questo ti richiede il campionato. Non puoi mollare un attimo, perché di squadre importanti, di squadre con qualità che ti possono mettere in difficoltà, ce ne sono tante. Mister, Reggiana Entella, ma da qui alla fine nulla è impossibile. Il calcio mi ha insegnato che è imponderabile. Noi dobbiamo continuare a crescere, a costruire qualcosa che ti possa dare solidità e consapevolezza. Poi vediamo quello che succede. Comunque il suo è un gruppo che ci crede. Sì, c'è sempre mezzi passi falsi. Secondo me l'unica cosa che dovevamo migliorare è che nei momenti, io sono abituato che nel calcio quando delle partite che meriti e non li vinci, poi alla fine ti vengono restituite. A noi non c'è stata quest'anno una partita che magari hai giocato sottotono, che magari sei riuscito a portarla a casa. Forse è stata quella la differenza tra noi e le altre. Stasera affrontate l'Ancona, un Ancona comunque che si sente protagonista e punta dritto a giocare dei grandi playoff. Ma l'Ancona ha avuto un momento negativo come lo passano tutte le squadre, se no ha un organico importante, poteva stare lì con le due o tre squadre a lottare per qualcosa di importante, però per organico è una squadra forte. Gianluca Colavitto, allenatore dell'Ancona. Per quanto riguarda questa gara è importante consolidare la vostra posizione soprattutto in chiave playoff. Sì, in effetti attualmente siamo quinti, il nostro obiettivo comunque è cercare in tutti i modi di consolidarci in una posizione che ci possa permettere di affrontare i playoff con magari saltando un turno. Mister, durante la settimana lei ha dichiarato che c'è tanta voglia di riscatto, perché? Sì, perché comunque siamo da un mese e mezzo che abbiamo perso un po' di quello spirito che ci ha contraddistinto per tutta l'annata, ecco. Però sappiamo che nel calcio questa roba qui succede e sta succedendo a noi, e mi auguro al più presto di invertire la rotta.
ha chiesto ai suoi ragazzi di far tornare a gioire i tifosi anconetani. Eh sì, perché ci danno comunque sempre il supporto e l'amore, che è giusto una tifoseria importante come quella di Ancona può dare, quindi è giusto da parte nostra ricambiare tutto questo affetto che loro hanno nei nostri confronti. Oggi affrontate un Cesena che non si sente in qualche modo domo, anzi vuole e cerca l'impresa. Sì, è come giusto che sia, noi abbiamo grosso rispetto del Cesena e penso che sia una bella partita da vedere e mi auguro che la mia squadra riesca in campo a mettere e a riprodurre tutto ciò che si fa in allenamento alla massima intensità. Quanta concentrazione c'è questa sera? Ma sono partite che comunque di solito si dice sempre, no? Si preparano da sole, non è che... Però ho visto nei ragazzi la giusta concentrazione, la giusta attenzione, quindi speriamo di sbagliare il meno possibile e di approfittare di ciò che il Cesena ci possa, diciamo così, concedere in campo. Grazie mister. Grazie a voi e buon lavoro. Di ciò, approfittare di ciò che il Cesena può... Dall'altra tutte e due le squadre hanno pregi e difetti, sarà compito stasera degli 11 per parte cercare di sfruttare proprio queste opportunità, perché comunque sono due squadre che sono molto offensive, verticalizzano in fretta, però dall'altra col tempo si creeranno degli spazi e la manovra sarà più semplice. Abbiamo visto poco fa, inquadrato dalle telecamere guidate dal nostro regista Stefano Brunozzi, l'entusiasmo dei tifosi arrivati da Cesena che nel girone di ritorno ha perso solo la partita in casa con la Reggiana, ha saputo rialzarsi, ha perso nello scontro diretto, si è rialzata ed è andata a vincere la settimana scorsa nel turno scorso un'altra gara molto importante contro la Virtus Entella, altra concorrente diretta per il primo o il secondo posto. Sì, diciamo che ha perso solo quella partita, ma è stata pesantissima più che altro per la testa, perché poi nelle tre partite successive Cesena ha fatto molto fatica, molto nervosi, infatti l'ha sottolineato Toscano, voleva rivedere la sua squadra e l'ha rivista nel momento più importante, nello scontro diretto contro l'Entella. Il Cesena ha tirato fuori la miglior prestazione possibile dal punto di vista tecnico, della determinazione, della convinzione, e quindi si è riportata sotto. Per quanto riguarda l'Ancona invece, Ancona che fin qui ha avuto un rendimento altalenante, qualche scoria per la sconfitta contro l'Imolese, anche se bisogna dire che c'è stato un gesto di sportività. Marchigiana. Sicuramente un bellissimo gesto che ha fatto la società, poteva invece impuntarsi, non l'ha fatto. Poi è stata una partita roccambolesca, persa al 96esimo, ma questo non toglie il bellissimo gesto di fair play. Detto questo, l'Ancona, intanto c'è uno spettacolo allo stadio incredibile. Coreografia spettacolare dei tifosi dell'Ancona. Eccoli, i tifosi biancorossi in curva accolgono così i propri beniamini che fanno il loro ingresso in campo agli ordini del direttore di gara, che lo ricordiamo è il signor Marco Emanuele della sezione di Pisa, i suoi assistenti Vincenzo Pedone di Reggio Calabria e Francesco Piccichè di Trapani, Roberto Lovison di Padova il quarto ufficiale, i due capitani a centrocampo a scegliere campo e pallone. Allora andiamo a vedere le formazioni come sempre, partendo per motivi di ospitalità dalla squadra che gioca in trasferta, il Cesena di Mimmo Toscano, dal primo minuto sul terreno di gioco con Tozzo, Ciofi, Prestia, Silvestri, Adamo, De Rose, Brambilla, Mercadante, Bumbu, Steven Spendi e Corazza. Schieramento 3-4-1-2 con Bumbu che occupa la posizione di trequartista, ma trequartista non è. Toscano piace giocare con un centrocampista che dia noia, che comunque sia offensivo. Dall'altra la grande coppia d'attacco, Spendi sembrava non in perfette condizioni, in attacco un nome su tutti, Melchiorri, da quando arriva gara che dà un'occhiata ai propri collaboratori, tutto è pronto per l'inizio di questo big match della
33esima giornata del campionato di Serie C, primo pallone giocato all'indietro dall'Ancona che parte subito in profondità, il pallone recuperato da Corazza sul quale sono subito aggressivi i centrocampisti biancorossi, permettono alla formazione di Colavitto di recuperare palla. Dicevi di Steven Spendi, sì, che è uno dei due gemelli d'attacco dei ragazzi albanesi presenti nel Cesena. Steven Spendi, che ha quota 11 reti, è il marcatore più prolifico nei campionati professionistici tra i ragazzi nati nel 2003 ed è anche il primo under 20. Intanto seguiamo questa iniziativa dell'Ancona. Siamo l'under 20 che per primo Spendi, giocatore tra l'altro convocato nella nazionale under, esatto, 21 dell'Albania, così come il gemello Christian. E quindi detto questo, il talento e la bontà di questo giocatore molto, ma ci sono anche altre squadre all'inseguimento di questo ragazzo, Fiorentina, Torino, squadre di Serie A che lo hanno seguito con grande attenzione. Intanto le due formazioni in campo si stanno dando battaglia sin dall'avvio e vediamo già passeggiare nervosamente davanti alla propria panchina Mimmo Toscano, Massimo Proietto. Le prime indicazioni, Mimmo Toscano praticamente sta chiedendo ai suoi di salire, di non arretrare e di star a far la guardia all'avversario. Vi voglio dire una nota di colore molto importante: avete visto le due squadre prima del fischio d'inizio entrare in campo con una maglia bianca sopra la propria casacca. È un'iniziativa insieme Oltre il buio e il silenzio in onore della Lega del Fino d'Oro, che dal 1964 aiuta chi non vede e non sente. Questo è quindi una raccolta fondi per i più bisognosi. Bumbu gestisce il possesso palla, sembrava ci fosse lo spazio per arrivare in area di rigore, ci prova ora il Cesena, ha fatto buona guardia nell'occasione Mondonico, palla che arriva ancora in area di rigore dell'Ancona, interviene il signore Emanuele, comanda un calcio di punizione in favore dell'Ancona. Abbiamo visto subito un Ancona da proprio dal fischio iniziale subito intraprendente, subito riversata in avanti, molto offensiva. Adesso invece il Cesena sembra aver preso le misure, si è posto subito in avanti in maniera interessante, ottima la chiusura in scivolata di De Santis, molto molto bella e provvidenziale. Ancona che nella gara di andata si è imposta per 1-0 al Manuzzi di Cesena con rete di Spagnoli. Intanto avete visto inquadrato Simonetti con una maschera protettiva per il setto nasale, il pallone che arriva in area di rigore lo lascia sfilare tranquillamente sul fondo. Adamo si riprenderà quindi con la rimessa in favore degli ospiti. Ecco il numero 18 biancorosso, Pierluigi Simonetti, romano, classe 2001, giocatore cresciuto nella Roma. L'anno scorso stagione divisa a metà tra Piacenza e Catania, si è svincolato poi il 9 aprile arrivando in estate alla corte di Colavitto. Con le mani Adamo. Hai ricordato bene Giuseppe Simonetti, giocatore davvero molto interessante, 2001, 4 gol all'attivo ma sempre nel vivo dell'azione. Sa inserirsi molto bene dentro l'area quando la palla è dall'altra parte, quindi buonissimo l'inserimento, sa come fare gol ma anche grande intensità in mezzo al campo. Mercadante ricomincia da Silvestri,
che attende il movimento dei compagni, si allarga De Rose che viene contrastato efficacemente. L'ultimo tocco è stato proprio dell'esperto centrocampista del Cesena. Un po' di... Sì, Giuseppe, tra le altre cose Mimmo Toscano sta dando indicazioni proprio a Ciccio De Rose. Abbiamo capito che in questa gara sarà lui il faro del centrocampo e gli sta chiedendo comunque di fare maggiori sacrifici, di andare a centrocampo, prendere la palla e provare ad impostare lui la manovra offensiva. E non può che affidarsi per la costruzione del gioco Toscano a uno dei suoi giocatori di maggiore esperienza. Ricordiamo De Rose ha vinto il campionato di Serie C nel 2020 con la Regina, che era allenata da Toscano, quindi un suo fedelissimo. E poi l'anno scorso i playoff di Serie C. Talmente di carisma, di intelligenza tattica, di esperienza, che può sopperire benissimo a quello che gli manca, possiamo dire, fisicamente o tecnicamente. Quindi un giocatore fondamentale. Appoggia su Corazza, il quale allarga a destra per Adamo. L'intervento irregolare. Da parte di Paolucci, che si dispera, viene richiamato solo verbalmente dal direttore di gara. Probabilmente all'inizio Paolucci temeva il cartellino giallo. A mio avviso si lamentava addirittura del fatto. Dire se c'è stato o no l'intervento, il contatto più che altro. Ma soprattutto si dispera perché queste sono punizioni dove il Cesena sa fare male. Con i suoi saltatori, Prestia su tutti, che domina l'area dal punto di vista aereo, quindi sicuramente è una situazione molto pericolosa. Lorenzo Paolucci, che ricordiamo è il fratello di Andrea Paolucci, centrocampista della Virtus Entella. Vediamo l'Ancona che cerca di difendere piuttosto bassa a zona. Anche l'Ancona dei saltatori molto importanti, Mezzoni, Mondonico, De Santis. Il pallone in area di rigore, si difende con numero elevato di effettivi la formazione di casa Bumbu. L'iniziativa personale che non porta frutti ai bianconeri, le sue finte. Viene leggermente tirato per la maglia da Simonetti, ma è lui a cercare di entrare in scivolata andando a commettere fallo dopo aver perso contatto con il pallone. Beh, ha fatto tutto bene, si è liberato molto bene dell'avversario, ha fatto delle finte, poteva andare sull'esterno, invece si è centrato e lì ha trovato densità di uomini dell'Ancona che l'hanno chiuso molto bene. Ragazzo francese ma originario della Repubblica del Congo, Bumbu. La ripartenza dell'Ancona al limite dell'area, l'intervento irregolare di Silvestri, eccolo il primo cartellino giallo. Addirittura Melchiorri va a parlare con il signor Emanuele, forse voleva anche qualcosa in più, ma qui non si può certo parlare di intervento da ultimo uomo o chiara occasione, sì, da gol, quindi esatto. Giusto il giallo, non c'è dubbio. Giusto, anche perché non ha tirato neanche la maglia, tra l'altro. Però vediamo subito una partita con questi ribaltamenti di fronte incredibili. In questo caso c'è stato un errore del Cesena, però queste sono le qualità di queste due squadre, la velocità, la ripartenza. Poi è stato bravissimo Di Massimo, che con il corpo ha tagliato il campo verso il centro, eludendo quindi l'intervento del centrocampista, e poi si è ritrovato a ridosso dell'area di rigore. Silvestri l'ha dovuto mettere giù. Si è molto arrabbiato comunque sulla palla persa del Cesena a centrocampo Toscano, E non può che essere così, perché abbiamo visto si è creato un 2 contro 2 molto pericoloso, e penso che Silvestri abbia fatto la cosa più giusta, perché
Di Massimo era stato molto bravo a eludere il suo intervento. Barriera schierata da Tozzo con il coccodrillo a terra. Palla che... attenzione, passa sopra la traversa di pochissimo, calciata benissimo da Di Massimo, è andata a sorvolare la barriera di pochi centimetri, ha mantenuto praticamente sempre la stessa altezza, non si è abbassata se non dopo aver oltrepassato la traversa della porta difesa da Tozzo. Sì, direi che questa è l'unica pecca di questa bellissima punizione, perché ha capito che era molto vicino all'area di rigore, non c'era da dare una grandissima forza. Ha cercato di contenerla leggermente forte, ma era veramente interessante. Tozzo si era tuffato molto bene, però non so se ci sarebbe arrivato, se era nello specchio della porta. Impostazione da parte di Silvestri, che porta palla tirando su di sé due avversari, poi scarica a sinistra per De Rose, che cercava Bumbu anticipato, non è riuscito a salire. Palla al piede Mezzoni con le mani Mercadante, attende il movimento di Steven Spendi, viene servito ora dal compagno, giovane attaccante albanese, allarga per Bumbu, quindi il cross, palla messa fuori, l'Ancona rimane però in possesso di palla sulla tre quarti offensiva ed entra ora in area di rigore il Cesena, ma si alza la bandierina del secondo assistente Picci, che era in offside proprio Steven Spendi. È partito con un attimo di anticipo con gli avversari, che molto intelligentemente hanno fatto il passo avanti. Hai fatto bene a sottolineare questo aspetto, difesa in linea, ordinata, e questo poi ti porta i vantaggi, perché basta pochissimo e Spendi si è ritrovato in fuorigioco. Le indicazioni da parte di Colavitto, la sua squadra in possesso di palla cerca di sviluppare la manovra sulla corsia laterale, Mezzoni va a saltare Mercadante, viene fermato con ottima scelta di tempo da De Rose, che poi attira su di sé due avversari, scarica per Bumbu, l'intervento in scivolata da parte del capitano dell'Ancona Gatto, che finisce sul taccuino dei cattivi del signor Emanuele. Ma terna arbitrale subito molto molto attenta, sa che deve tenere a bada un match che sarà nervoso, sarà molto intenso, non può che essere ammunizione. Gatto però ha fermato una situazione non piacevole, perché c'era un buco nell'Ancona lì in mezzo al campo dove De Rose aveva ottimamente gestito il pallone per Bumbu, quindi le due squadre cercano proprio di non creare i presupposti per un'azione pericolosa degli avversari. Emanuele Gatto, torinese, classe 94, l'anno scorso protagonista con il Südtirol, vittoria del campionato e promozione in Serie B. Intanto il pallone messo al limite, Bumbu, il colpo di testa respinto da Perucchini, poi il tentativo in palleggio molto coraggioso da parte di Steven Spendi, è arrivato anche qualche fischio per lui per questo tentativo in acrobazia, il colpo di testa di Curazza, un vero rapace di area di rigore, esperto attaccante del Cesena. Giuseppe, in quest'ultimo frangente la parola più usata da Colavitto è gioco veloce, velocità, sta chiedendo ai suoi ragazzi di aumentare il ritmo della gara. Cesena molto pericoloso, è stato bravissimo Corazza a sfilarsi per colpire di testa, ovviamente il colpo di testa non poteva che essere centrale, Perucchini attento, però abbiamo visto come ha trattato la palla Spendi, una palla al volo, la palleggiata dentro l'area di rigore con una facilità, era impossibile fare gol poi perché era scoordinato, ma veramente grandissima tecnica di questo ragazzo. Bella coppia d'attacco, molto assortita quella formata da Corazza e Steven Spendi,
tutti e due in doppia cifra, Corazza e il bomber del Cesena con 16 gol. Steven Spendi a quota 11, lo abbiamo detto. Sì, poi il parco attaccanti si completa con altri attaccanti molto, molto interessanti, da Udo, Ferrante, il gemello di Spendi, quindi veramente tante soluzioni per mister Toscano. Petrella rientra sul sinistro, il cross strozzata di Massimo. Fino a questo momento l'uomo più pericoloso dell'Ancona qui ha sprecato una grandissima chance. Era un rigore in movimento questo qua, però bisogna dare merito a Prestia di essersi avventato con grande ferocia verso quel pallone. Probabilmente ha messo timore nel calciare di Massimo, perché era una mattonella davvero, davvero ghiotta. Intanto le due tifoserie continuano ad incitare i propri beniamini, sono circa 700 i sostenitori che sono giunti da Cesena qui a Del Conero per seguire le vicende della squadra romagnola, mentre per l'Ancona in apertura grande spettacolo da parte della curva, come ci hanno mostrato le nostre telecamere dirette da Stefano Brunozzi. Con le mani Mercadante, l'appoggio su Silvestri che fa proseguire Prestia. Verticalizzazione per Corazza, fermato in fallo laterale di cui si incarica Adamo. Vediamo come l'Ancona faccia fatica ad attaccare la profondità con una difesa a tre. Ovviamente questo, la difesa a tre copre proprio con un terzo difensore la profondità. Questa è una grande qualità che ha l'Ancona, la ripartenza, lo sfruttare proprio gli spazi con i suoi attaccanti veloci. Silvestri, De Rose carica il destro, leggermente al lato il suo rasoterra, sul quale sembrava essere un po' in ritardo Perucchini. Secondo me l'aveva già battezzata fuori, però non si è voluto fidare al 100%. Detto questo, De Rose praticamente dentro tutte le manovre offensive del Cesena. Attenzione, Cesena che riprova ancora, la conclusione di Steven Spendi respinta, guadagna il fallo laterale, lascia l'incarico della rimessa a Adamo. Vedi, parlavamo prima dell'inizio della gara di come le squadre dovevano sfruttare i punti deboli, e questo ad esempio è la costruzione dal basso. Entrambe vogliono provare a costruire proprio dal portiere, dai difensori, però con una grande pressione è già successo che entrambe le squadre recuperano palla e diventano subito molto pericolose. La rimessa di Adamo, fermato Corazza, c'è angolo. Con grande mestiere si è guadagnato questo calcio d'angolo. Dentro i saltatori della formazione di Mimmo Toscano. L'angolo battuto da Brambilla, il pallone sul fondo. Pallone molto pericoloso, però secondo me qua Melchiorri non deve far passare quella palla, perché lì apposta. Questa volta De Santis ad allontanare la minaccia. Anche nell'occasione precedente era stato il numero 4 biancorosso ad intervenire su Steven Spendi. Silvestri fermato in fallo laterale, la rimessa di Bumbu su De Rose. Silvestri,
palla che non arriva a Mercadante perché interviene Simonetti. Mercadante ha trovato più spazio nella formazione titolare da quando Mustacchio è infortunato. Mustacchio ovviamente è un giocatore più offensivo che sa fare bene tutta la fascia, ma diventa più importante in fase offensiva, mentre Mercadante sicuramente è un giocatore che può interpretare il ruolo con più attenzione difensiva. Cross direttamente sul fondo. È stato bravo Mezzoni ad accorciarlo immediatamente, a non lasciargli proprio spazio per preparare il cross. L'ha limitato al massimo. Infatti il cross è stato difficoltoso. Mezzoni è autore di una stagione, già l'anno scorso ha fatto una buonissima stagione, ma quest'anno si è confermato questo giocatore in prestito dal Napoli, a fisico, a corsa, sa difendere bene, accompagna l'azione, giocatore che secondo me può fare molto bene. De Rosé perde palla a centrocampo. È difficoltosa, la pressione è altissima, però uno specialista come Melchiorri qua poteva fare più male. De Rosé aveva fatto un errore molto brutto, ma ha cercato subito di rimpiazzare con una buona difesa. In area di rigore il servizio per Petrella, non lo molla Silvestri, va a recuperare un pallone preziosissimo. Ottimo lavoro, perché Petrella, se si gira con la sua velocità, il suo baricentro basso, è sempre molto pericoloso anche in assistenza, non solo al tiro. Errore nell'impostazione da parte di De Rosé, un difetto di comunicazione con Silvestri. Intanto Petrella l'ha sterzata, l'appoggio per Simonetti in area di rigore, l'intervento su Simonetti da parte di Silvestri, punito con il cartellino giallo per il dell'Ancona da parte del signor Emanuele. Da rivedere, perché l'arbitro è andato molto deciso, era anche vicino. Devo dire che forse ha visto bene. Ha visto bene più che altro perché il contatto tra i piedi non c'è stato. Già al momento del controllo del pallone Simonetti stava cadendo. Sì, anche perché era in una situazione difficile. È stato molto bravo a voler chiudere la triangolazione, però ha capito che non poteva essere più Do offensivo. Una mia lettura, una mia interpretazione, Andrea, anche sulla base della mancata protesta per la non assegnazione del rigore da parte di Simonetti. Sì, sì, non c'era simulazione. No, assolutamente. Anche se l'arbitro l'ha letta in questo modo. Attenzione, Perucchini mette in fallo laterale, aveva messo lui in difficoltà la sua difesa con un primo controllo che stava per permettere a Steven Spendi di intervenire. Ha controllato il pallone Simonetti e controllandolo ha perso l'equilibrio, stava cadendo. E mentre lui stava cadendo è arrivato su di lui Silvestri. Tant'è vero che non ci sono state proteste. È vero. Da parte del giocatore per il rigore, però quando ha subito il cartellino giallo ha detto chiaramente al direttore di gara che non aveva simulato. Sì, esatto, aveva perso esattamente l'equilibrio, non poteva far altro che cadere. Non sempre quando uno cade vuol dire che sia rigore o simulazione. Adamo, Brambilla,
De Rose. Palla a metà strada tra Curazza e Mercadante, facile preda dei difensori dell'Ancona che però poi fatica a salire. Martina deve appoggiare per Mondonico, il rilancio intercettato da Brambilla. Simonetti sull'altra corsia, buon lavoro il suo, grande dinamicità, il pallone che schizza oltre la linea di fondo, c'è angolo in favore dell'Ancona. Guarda Giuseppe, è stato bravissimo Simonetti, perché in realtà l'Ancona non riusciva a costruire, perché nessuno degli attaccanti si era proposto in profondità o comunque per far salire la squadra, quindi lui con questa grande giocata, questo assolo, è riuscito a portare sul baricentro e sviluppare l'azione, nonostante sia anche molto disturbato sicuramente da questa maschera di protezione. Lo schema con Petrella, la conclusione, il mucchio che si crea davanti all'incrocio delle linee dell'area piccola del Cesena, che riparte in contropiede con Steven Spendi, su di lui la cintura da parte di Mezzoni, direttore di gara, con grande sportività l'attaccante albanese è rimasto in piedi. È stato un bel duello, ma Mezzoni ha fatto un recupero eccezionale, era dentro l'area di rigore, partito come una furia e l'ha controllato molto bene. Probabilmente lì però un giocatore più smaliziato rispetto a Steven Spendi si sarebbe lasciato andare giù, visto che la cintura era piuttosto palese da parte plateale, anche da parte del difensore dell'Ancona. Si è stato molto intenso fisicamente, quindi hai detto bene, con un po' più di malizia avrebbe potuto guadagnare un fallo. Postazione di Prestia, attende movimenti da parte dei compagni che non ci sono, poi arriva Brambilla, Alessio Brambilla, che ricordiamo è il figlio di Massimo Brambilla, allenatore della Juventus Next Gen. Intanto l'intervento irregolare su Ciofi. Calcio di punizione che permette al Cesena di portare in area di rigore i propri saltatori, vanno dentro infatti anche Prestia e Silvestri. Parlottano probabilmente di questioni di famiglia, essendo cugini. È stato bravissimo però qua in questa circostanza Ciofi, che è il braccetto di destra, che si è proposto molto bene e ha creato scompiglio conquistando un'ottima punizione. Chiama lo schema Brambilla, dietro rimane solo De Rose, il pallone morbido in area di rigore a cercare la testa di Prestia, Bumbu recupera, posta De Rose, Brambilla, ancora De Rose, lo scambio tra i due. Avviene anche Adamo, poi pallone corto di ritorno per Brambilla. La ripartenza dell'Ancona fa giocare il signor Emanuele. Qualche timida protesta da parte dei giocatori della formazione di Colavitto. Brambilla. Il cross a cercare Curazza, alle sue spalle stava arrivando Mercadante, evidentemente non ha chiamato palla al compagno. Si vede chiaramente il tema tattico difensivo che vuole Colavitto, vuole che
l'Ancona si difenda con 7 uomini, vuole i 3 uomini offensivi che rimangano alti, pronti a sfruttare la ripartenza. Quindi in quella maniera tengono anche obbligatoriamente i 3 difensori più uno dei 2 esterni del Cesena che rimanga in zona per proteggere. Grande entusiasmo sugli spalti per le 2 tifoserie. Mondonico, pallone che sfugge al controllo di Paolucci, ricomincia da dietro il Cesena con Prestia. Ecco, questa è l'unica situazione in cui i 3 attaccanti stanno sotto la linea della palla e provano ad andare in pressione. Mercadante attaccato da Mezzoni, ha tirato su di sé l'avversario per poter effettuare il triangolo e poi il cross che viene messo fuori dai difensori dell'Ancona. Cesena che continua a spingere. Cioffi, il cross dal tre quarti, il pallone alzato sopra la traversa. Ci sono andati contemporaneamente Bumbu e Mercadante. Ancora una volta la linea difensiva dell'Ancona ordinatissima. Mercadante fuori gioco, ma in realtà Bumbu non credo che lo sia. La palla di Brambilla era davvero interessante, girata di prima con giusti giri sul secondo palo oltre la linea difensiva. Un pallone che mette in grossa difficoltà sia i difensori che il portiere. Melchiorri, lavoro di Paolucci nel cerchio di centrocampo affrontato irregolarmente da Bumbu che va a chiedere scusa all'avversario. 2 squadre muscolari molto dinamiche, è normale che ci siano questi interventi. Qua è stato bravissimo Paolucci su Prestia a eludere il suo intervento. Tocco di Petrella, Mezzoni costretto a ricominciare da dietro per Mondonico che allarga a sinistra. Martina preso in controtempo. Chiede ai suoi di non essere schiacciati per quanto riguarda la propria metà campo, sta chiedendo adesso uno sforzo ulteriore ai suoi e chiede di salire. Invece è molto pensieroso quello a Vitto per quanto riguarda la propria area delimitata, va avanti e dietro ogni tanto guardando anche l'orologio come se il tempo scorresse in modo interminabile. Sicuramente si sta chiedendo come mai la sua squadra non sta sfruttando al meglio le fasce laterali, perché ovviamente è lì che si può creare la superiorità numerica col terzino, la mezzala e l'ala di riferimento. Pallone troppo profondo, direttamente nella zona di competenza di Tozzo. Portapalla Prestia. Cioffi, fermato Spendi, impreciso il passaggio per Simonetti. Cesena che imposta con De Rose, Brambilla, Prestia, ancora De Rose, Silvestri. Pressione dell'Ancona che non è asfissiante, è organizzata, si fa quando è il momento giusto che si portano gli avversari a incunearsi. De Rose, buono il cross per Mercadante, altro tentativo di servire le torri in area di rigore, viene scavalcato dal pallone però Corazza, poi l'intervento irregolare di Adamo su Martina.
aveva coperto bene il pallone l'esterno sinistro dell'Ancona, Alessandro Martina, classe 2000, ragazzo brindisino cresciuto nel Trapani, l'anno scorso era alla Pistoiese. Petrella in area di rigore, Melchiorri ha cercato il servizio per la corrente, Gatto, il cross troppo profondo, pallone impossibile da raggiungere per Simonetti. Anche per uno molto bravo negli inserimenti come Simonetti era davvero impossibile, però abbiamo visto come una delle diverse soluzioni di proposta offensiva dell'Ancona, il lancio quando non si hanno soluzioni di costruzione, il lancio su Melchiorri che si stacca molto dai difensori e va a spizzare, mentre i due esterni si avvicinano molto e vanno a prendere proprio la seconda palla, la spizzata del proprio compagno, lì si sviluppa poi la fase offensiva. Invece qui con la Vitto aveva dato indicazioni di tenere la palla bassa e di giocare con l'1-2 veloce e rapido, cosa che non è stata fatta, e infatti con la Vitto nuovamente si è un po' innervosito con i suoi giocatori. Sì, sicuramente non è la prima. L'ultimo tocco è stato di Silvestri, la rimessa con le mani in favore dell'Ancona, Petrella lascia l'incarico a Mezzoni. Cercata la testa di Melchiorri. Gatto cercava Di Massimo senza trovare il compagno. Prestia per via orizzontale. Anche dal punto difensivo l'Ancona con la Vitto chiede molto alle mezzali, sono loro che devono andare a chiudere sui quinti del Cesena, quindi sicuramente un lavoro difensivo dispendioso, poi non sempre possono essere lucidi anche in fase offensiva. Postazione da dietro da parte di De Santis, la ripartenza di Melchiorri che vede l'inserimento dall'altra parte di Petrella, non impeccabile il servizio che favorisce la chiusura di Prestia. Silvestri in scivolata lo va a contrastare efficacemente Simonetti. Melchiorri ha cercato il passaggio sulla corsa del compagno, ma era difficile servirlo in quella maniera, doveva dare palla addosso, c'era la difesa schierata del Cesena che poteva contrastare. Steven Spendi, intervento di Martina non impeccabile, arriva Mercadante, che era un po' isolato davanti, di testa ha cercato la porta di Perucchini che era piuttosto distante, però beh, saltare da fermo con di fianco De Santis che può ostacolarlo è davvero impensabile, riuscire anche solo a dare la giusta forza. Ha fatto un gran lavoro l'esterno destro del Cesena, Adamo, che ha lavorato la palla verso l'interno del campo, invece Mercadante, che non è esattamente il suo mestiere essere molto offensivo, lavorare al meglio la palla, ha cercato la cosa più semplice, il cross. Retropassaggio di Martina per De Santis, cambio di Massimo con Gatto che riceve ancora palla da Martina, tra le linee di Massimo tenta il cambio di gioco pericolosamente perché aveva intercettato il pallone Steven Spendi,
Abbiamo visto, ci sono voluti 40 minuti per vedere servire, essere servito Gatto, mediano metodista, senza pressione, perché per 40 minuti Cesena è stato lì alto, aggressivo, non ha lasciato respiro al motore del gioco dell'Ancona. Adamo, Brambilla, De Rose, rischia su Paolucci, riesce a servire Adamo che gli restituisce palla, buona l'intesa tra i due, non è riuscito ad arrivare sul pallone, solo per l'ottima lettura da parte di De Santis. Adamo che era, si era inserito in area di rigore avversaria, ci riprova ancora la formazione di Mimmo Toscano con Adamo che va giù ancora una volta a contatto con De Santis, il cross, il colpo di testa sul fondo da parte di Steven Spendi, che questa volta è andato a saltare praticamente da solo nell'area piccola, è stato un po' troppo frenetico nel tentativo di colpire il pallone, di piazzarlo verso il palo lontano. Sì, perché ha voluto, non ha voluto fare la sponda di testa, lui ha voluto dare forza e quel frangente lì ha pagato poi nella precisione. Altra grande chance per il Cesena. Il 42esimo minuto del primo tempo. Tutte le volte che riesce ad andare sul fondo e crossare il Cesena diventa molto pericoloso, perché gli attaccanti si muovono molto bene, coprono bene lo spazio dentro l'area e riescono a fare anche densità, perché poi c'è anche Bumbu che si butta tutte le volte. Problema all'avambraccio destro per Melchiorri, autorizzato l'ingresso in campo dello staff medico da parte del signor Emanuele. È sembrato cadere male. Eh sì, l'impatto sul terreno di gioco dopo lo stacco a contatto con un avversario è stato veramente terribile nelle immagini che il nostro regista. Giuseppe, molto probabilmente ci sarà il cambio, chiedono sì, i sanitari. Inevitabilmente. Sì, chiedono proprio il cambio. Tra le altre cose, Giuseppe, avevamo chiesto proprio al responsabile dei delegati della Lega Pro a livello nazionale, Luciano Russo, di poter avvicinare per la mini flash proprio Melchiorri, ma evidentemente in queste condizioni credo sia impossibile sentire il bomber dell'Ancona al termine dei primi 45 minuti. È entrata anche la Barella in campo, come state vedendo, quindi molto probabilmente sì, dai sanitari viene aiutato ad alzarsi e viene portato via in Barella, quindi Melchiorri lascerà il campo, ci sarà naturalmente un avvicendamento per quanto riguarda la panchina dell'Ancona. Colavito sta dando le prime disposizioni, ha mandato a scaldare un componente della panchina, esce sotto gli scroscianti applausi l'attaccante dell'Ancona Melchiorri, tra le altre cose è arrivato con la società Dorica proprio durante il mercato di riparazione a gennaio, lo stiamo vedendo che viene accompagnato dolorante, ha preso una botta al braccio, poi magari al termine nell'intervallo chiederemo anche ai sanitari cosa si è fatto, indicano il gomito comunque, quindi molto probabilmente avrà preso una botta al gomito, e quindi come state vedendo esce scortato dall'applauso del pubblico. È ripreso il gioco e ci auguriamo naturalmente che non sia nulla di grave per Melchiorri, anche se purtroppo le immagini fanno presagire altro. Due minuti di recupero. Ho visto anche Silvestri molto dispiaciuto, si sono affrontati in vetta tutte e due saltando molto in alto ma sbilanciandosi. Melchiorri è caduto molto male, il braccio ha fatto un movimento innaturale. Intanto Giuseppe, la conclusione dei primi 45 minuti, l'Ancona lo giocherà in inferiorità numerica perché non è previsto il cambio al momento da parte di Colavito, evidentemente vorrà pensarci bene sul giocatore da mandare in campo.
ha da gestire ormai meno di due minuti di recupero e poter fare il cambio nell'intervallo con un giocatore che nel frattempo si sarà riscaldato. E naturalmente ricordiamo sempre anche che l'intervallo non è considerato come slot di per le sostituzioni, quindi mantiene le tre pause per effettuare poi nel secondo tempo altri cambi il tecnico biancorosso. Non si lascia nulla al caso, si vincono le partite anche su questi piccoli particolari, quindi meglio due minuti di sofferenza chiusi dietro, magari senza ripartire, però c'è un secondo tempo da giocare al meglio. Silvestri, Bumbu subito raddoppiato, non ha lo spazio per andare alla conclusione, allora tocca per Brambilla, arriva il cross intercettato, messo fuori dai difensori dell'Ancona. Ancora 15 secondi di sofferenza per i padroni di casa in inferiorità numerica in questa finale di prima frazione di gioco. Pallone che si alza a campanile, lo va a colpire di testa Mondonico, va giù Bumbu, è lui a commettere fallo toccando il pallone con il braccio, arriva anche il duplice fischio del signor Emanuele che manda le squadre negli spogliatoi. Si va dunque al riposo sullo 0-0 tra Ancona e Cesena, uno 0-0 nel quale il Cesena in fase offensiva ha fatto vedere qualcosina di più, Andrea. Sicuramente, ha recuperato bene palla nella metà campo offensiva e come sempre poi ha sviluppato con il cross situazioni più interessanti, ora vediamo.